Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, che come di consueto di sabato va in onda in edizione flash. Domani è il primo di maggio e quello di domani sarà un primo di maggio caratterizzato dal maltempo per l'arrivo di una perturbazione che porterà pioggia abbondante soprattutto nel corso del pomeriggio. Per questo sono state annullate tutte le manifestazioni in programma a Fano e a Pesaro organizzate dai sindacati. E alla vigilia della festa dei lavoratori interviene Simona Ricci, segretaria generale della CGIL di Pesaro e Urbino. L'occupazione in provincia crolla in un solo anno del 4,7%, mentre cresce nelle Marche e a livello nazionale seppur di poco. L'andamento rilevato a Pesaro dall'Istat nel 2015 è il peggiore tra quelli delle 69 province del centro-nord dopo quello di Verona. L'erosione della base occupazionale si concentra negli ultimi tre anni a meno 12,7% dal 2012, mentre a livello nazionale, sempre nel triennio, l'occupazione è in leggera espansione. Il tasso di occupazione tra i 25 e i 34 anni, cioè il futuro del nostro territorio, scrive Simona Ricci, e quindi i giovani, perde ben 11 punti percentuali in un solo anno, passando dall'80,9% al 69,9%. L'industria perde occupati senza soluzioni di continuità dal 2009 al 2015. Si registra la contrazione più elevata, meno 18%, pari a 7.200 occupanti in meno. Nel 2009 l'industria aveva 51.400 addetti, mentre nel 2015 erano 32.800. Alla fine anche il sindaco di Fano Massimo Seri si è presentato alla manifestazione in piazza 20 Settembre, dove hanno partecipato circa 200 persone per dire no all'ospedale unico a Fosso Seiore e all'ingresso dei privati nella sanità provinciale. Qui lo vedete mentre da De Marchi, ginecologo che opera a Santa Croce e rappresentante del comitato promotore, riceve le 4.000 firme raccolte a tempo di record. Anche l'onorevole Lara Ricciatti chiede al presidente della regione Ceriscioli se ci sono i soldi pubblici per costruire il nuovo ospedale. Se non ci sono, afferma la deputata, allora si cambia programma. Da Pesaro invece Matteo Ricci, sindaco del PD, punta di nuovo su Muraglia, infiammando così il dibattito che durerà ancora per mesi, mentre per il neo segretario del PD fanese, Ignazio Pucci, ieri c'erano soltanto 200 persone a Fano e che dunque il nuovo ospedale non può più attendere. Sono iniziati i lavori di ricostruzione del pergolato in legno della cavea del Lido, punto di ritrovo centrale della Movida Fanese. Una ricostruzione che obbliga la nostra comunità a spendere oggi decine di migliaia di euro che in tempi di magra si potevano risparmiare e dunque investire diversamente se chi ha precedentemente amministrato questa città avesse destinato anche piccole somme alla manutenzione ordinaria degli arredi. Lo scrive in una nota Enrico Fumante del PD di Fano. Sono state rimosse, aggiunge, le vecchie travi perché pericolanti e pericolose. Oggi sono in corso i lavori per la messa in opera dunque del nuovo pergolato. È stato eletto questa mattina a Monte Maggiore al Metauro il nuovo consiglio direttivo della Proloco provinciale, 9 in tutto i consiglieri eletti all'unanimità in rappresentanza di tutte le Proloco della provincia di Pesaro Urbino. Questi i nomi: Damiano Bartocetti, Etienne Lucarelli, Laura Silvestroni, Claudia Gualandri, Nazareno Latini, Eleonora Marocchi, Valeria Bertocci, Mario Conti e Francesco Gulini. Il prossimo incontro, nel quale verrà eletto il nuovo presidente, il vice e la segretaria, sarà mercoledì prossimo alle ore 18 a Cartoceto. E chiudiamo come sempre con l'appuntamento sportivo del Fano Calcio. L'Alma Juventus Fano domani al Mancini alle 15 incontrerà il Matelica, telecronaca di Catalani, lunedì sera in differita dopo il telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un buon primo maggio. Arrivederci.